tutto restaurato apposta, davanti a queste postazioni si animano tutte le storie. È un corridoio, ciò che c'è prima fine del 400, prima del 500, quando arriviamo alla nascita del violino. In ogni sala le postazioni per i bambini, è tutto un percorso parallelo a quello degli adulti. Questa è la bottiglia che viene allenata oggi. Tutto il nostro museo è costruito anche con per vedere che sta vedendo le porte, lo aperto, tutto lo gira. Sì. È bene perché il museo è quello che io sempre scrivo. Questo è un gioco, è anche facile. Ci sono per esempio anche delle bellissime postazioni tipo queste, nelle quali si ascolta anche il suono del lavoro. E si tocca, come anche in questo caso, vediamo com'è il violino bianco, l'aspetto tattile è molto importante. Sempre vengono messi in moto. Queste sono tutte le fasi della costruzione e si sente il rumore dell'attrezzo. Le persone che lavorano, le mani al lavoro, questa ovviamente, cos'è? Le mani al lavoro qui. Questa è l'esperienza sonora. Questa è la linea del tempo, qui raccontiamo la diffusione della liuteria e degli liutai nel mondo. Qui siamo adesso alla fine del 1926. I pallini rossi sono tutti i luoghi dove c'era la liuteria. Ovviamente il nostro racconto parte nel 1500 e quando siamo nel 1500 i primi pallini rossi sono solo qui in Europa e a Cremona, che è il centro. Sempre come dare le informazioni, sempre in maniera facile, sbrare, ascolta e vede. Qui ritorna l'auditorio. Dove c'erano i laboratori di liuteria? Come mai? Dove abitava Stradivari, Amati, Guarneri? Si racconta tutta la storia con di fatto informazioni d'archivio che sennò non si vedrebbe. Sempre qui sono i bambini dappertutto, i grandi libroni, anche qui, come mettere tante informazioni in poco spazio. Fondamentalmente si sfoglia, le informazioni che diamo sono molto, ecco questo, su Guarneri. Chi vuole approfondisce, sì, perché in questo modo abbiamo dato tantissime informazioni in poco tempo. Lo scrigno dei tesori. Sì, 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 questi sono suonati. Adesso lei tra qualche minuto ne ascolterà uno. Anzi, no, ma la prossima volta che viene avrà il tempo di vedere le cose. Quello che è importante è, secondo me, la sensazione che uno ha anche passeggiando per il museo, cioè si capisce intanto che appunto non è un luogo noioso, due che ci sono tante storie che possono essere raccontate, ogni violino di questi ha una lunghissima storia, come diceva lei prima, vede che manca un violino qua. Lei ascolterà il 1715, compie 300 anni quest'anno. Abbiamo scelto di mettere in evidenza, guardi, questi cassetti, la storia del laboratorio di Stradivari, le forme originali, cose che sono prima del museo nuovo, dove era raccolto? Era nel museo dove lei è stato adesso, dove al posto delle chitarre e della collezione Carotti, a rotazione. Abbiamo tra l'altro il violino intarsiato, il rilievo, uno dei violini di collezione. Invece di stare chiusi nel cavo privato, il privato decide di prestarceli, noi però li conserviamo, li curiamo, li studiamo. Cioè, questa è una cosa rara nei musei. Noi dedichiamo alla contemporaneità una sala intera. Ci sono tutti i vincitori delle Olimpiadi dei Quali, creati a Cremona, il concorso più importante. Se, sì, se avrà tempo di venire è molto divertente, nel senso che praticamente l'ultima settimana di settembre. È molto accogliente questo museo, si è aperti. Sì, 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 sì. Sì, andiamo in auditorio, grazie a me. Questi erano i lavori che sono stati fatti, perché questo di fatto è un gran... E questo è l'auditorio, che è di fatto... Era la palestra. Guardi che meraviglia il nostro foyer e l'auditorio. Ieri abbiamo fatto concerto con i ragazzi del Conservatorio di Ferrara. Un bellissimo ensemble d'archi che ha suonato qui tutte le domeniche.
anche per promuovere il... È uno spazio veramente speciale. Non cose politiche, ma cose culturali. Certo. Può essere una bella pubblicità. Davvero Cremona ha scelto di legarsi alla sua vocazione, alla musica, può diventare una capitale europea della musica, qui ci sono tutti gli elementi di storia, di talenti, di grandi artigiani, c'è questo bellissimo museo del violino, il Teatro Pocchielli che è un'altra delle eccellenze italiane e poi abbiamo avuto questa occasione di ricordare la giornata della memoria con suono struggente di violino, la storia bellissima e drammatica di questi due ragazzi che partono, vengono deportati a Auschwitz e custodiscono gelosamente il violino che dopo tanti decenni e tanti percorsi in questi anni arriva a Cremona, quindi davvero è stato un modo migliore per ricordare la giornata della memoria, ricordarla a Cremona e ricordare che la cultura supera ogni barriera, supera ogni distanza. Arcimoto, simbolo di Expo, con la Confudi, la sua interpretazione, ci avviciniamo all'Expo, Cremona ha patrimonio immateriale per il saper fare l'impero dell'umanità. La scuola di liuteria potrebbe diventare un'università? Ci stiamo lavorando, sui riconoscimenti dei titoli, sicuramente per Cremona l'Expo è una grande occasione. Milioni di persone a pochi chilometri da qua, l'Arcimboldo è anche ricordato nel logo di Expo e quindi davvero avere qui un Arcimboldo, avere qui un patrimonio di cultura, di bellezza, di musica è un grande canale di attrattività.